Buonasera. Tutto Ci siamo? Ciao. Ciao Adda. Ciao Monica! Grazie di essere qui. Allora, io guarda, mi sono messa pure l'iPad, spero stasera di non fare casini, eh? E di leggervi nel contempo. Ciao Cinzia! Ciao a tutte. Fa caldo. Forse questo sarà uno degli ultimi progetti che facciamo. Perché non vi siete ancora stancate di vedermi? Dai. Che faccio di bello, Monica? E stasera facciamo usando una bellissima collezione di Beatrice Garnier. Facciamo un portafoto un po' particolare, che è un portafoto e un home decor. Volete di più? Adda, fa caldo. Allora, siamo 5. Io direi che possiamo cominciare. E così vi faccio vedere il progetto, anzi, ve lo faccio vedere. Lo voglio finire con voi, cioè lo faremo insieme. E poi quello che ho iniziato a fare come diciamo prototipo, lo finiamo di decorare insieme. E vi faccio vedere una parte. È così, ma poi. Si gira, ecco, si è girata pure la telecamera, ma poi si gira. Vedete, per fare cose fatte bene le faccio male. Si gira tutto. È un portafoto che si gira. Allora io adesso vi metto in posizione. Si vede stasera, eh? Sono stata brava, eh? Eccolo, il portafoto è questo. Si gira tutto. E poi si può rimettere dritto. Allora, andiamo a fare. Vi faccio vedere subito che collezione ho usato. Ho usato questa qui di Beatrice Garnier. È bellissima, ha dei colori stupendi. E insieme a tutte le carte nel kit c'è anche un foglio che io già ho tutto ritagliato con tutti gli abbellimenti. Ci sono fiori, foglie, paroline. Le carte sono bellissime. Sono poche, ma sono da tutte e due le parti, sono fronte e retro. Qui ci sono delle carte da ritagliare, fiorellini con gli arcobaleni, righe, un effetto tela con delle foglioline, altre foglie. E un altro effetto tela, sembra una tela, sembra jeans colorato e foglie. Sono poche carte ma buone. E insieme c'è anche il timbro della stessa collezione che io ho già timbrato. Mi sono già ritagliata alcune paroline che possono servirmi per il progetto. Questo fiore l'ho stampato sulla carta, quella
Questa qui effetto stoffa. E questo qui invece l'ho montato su queste fustellate a cerchio con le scalloppate. E altri fiori già li ho sistemati. E insomma, va bene, lo finiremo di fare insieme. Allora, cominciamo? Cominciamo. E c'è qualcuna che lo fa in diretta? C'è qualcuno che lo fa in diretta? Non lo so, però noi andiamo. Tanto il video rimane registrato, poi sicuramente andrà sul gruppo, sul Facebook, scusatemi, su YouTube, e quindi sarà visibile anche là. Allora, cominciamo subito con il prendere il cartoncino. E praticamente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo crearci, è come se dobbiamo crearci tre scatole che poi uniremo per mezzo dei fermacampione Bratz. Io ce l'ho di questa misura, ne servono solamente due. Grandi perché, ma penso che vanno bene pure più piccoli. Io avevo questi e uso questi. Allora, andiamo. Allora, per prima cosa ci creiamo la base. Ci creiamo tutti e tre i pezzi e poi li ricopriamo con la carta e poi andremo a decorarli. Allora, per la base dobbiamo tagliare dal cartoncino, dal cardstock. Io l'ho scelto bianco perché con le mie carte si intona bianco, ma potete usarlo anche di un altro colore, rosato, questo beige, questo polvere, vedete voi a gusto. Allora, dobbiamo tagliare un pezzo, un rettangolo che misura 16 centimetri per 21,5, quindi 16 per 21,5. E dobbiamo cordonare sul lato da 16 a 1,5 4,5 11,5 e 14,5. Mentre dobbiamo cordonare sul lato da 21,5 a 3. Tre centimetri, 10 e 13 e 20. Adesso con le forbici dobbiamo, peccato che non si vedano le pieghe, però ve lo faccio vedere da questo qua. Dobbiamo tagliare praticamente, ricavare questa forma. Quindi giriamo da questa parte qui dove abbiamo la cordonatura più piccola, da 1,5 cm. E andiamo su quelle centrali e tagliamo, superiamo la prima cordonatura e ci fermiamo alla seconda. E lo stesso di qua. Tagliamo.
ci fermiamo qui alla cordonatura. Poi giriamo il cartoncino, sempre tenendo quello tagliato alla nostra destra, e tagliamo tutte le cordonature che ci troviamo. Quindi questo andrà levato e tagliamo, superiamo la prima cordonatura e arriviamo all'incrocio con la seconda. Così giriamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte, dall'altro lato, specularmente. Quindi questa andrà eliminata, questo pezzo. Così e così ci troviamo in questa situazione. Adesso dobbiamo eliminare un pezzettino di queste parti di qua e di qua, quindi la parte centrale io faccio con la taglierina, la ripieghiamo in dentro e ci tagliamo più o meno 1,5 cm la linguetta. E lo stesso di qua, mi giro e mi metto con la cordonatura questa qui a 1,5 cm e taglio. Voilà, fatto. Adesso, come sappiamo che io faccio sempre, dobbiamo smussare gli angoletti perché questi ci aiutano quando ripieghiamo la carta a non creare l'ingombro e a piegarla bene la carta. Facciamo su tutte le linguette. Ecco qui. E uno è fatto. Lo mettiamo da parte perché ho pensato che prima facciamo tutte le usiamo il facciamo tutte le cose che dobbiamo fare con il cartoncino e poi usiamo la patterned per ricoprirlo. Quindi la base è fatta. Prendiamo l'altro cartoncino e ci andiamo a fare la scatola, quella la parte questa che va poggiata sulla base, quindi questo cubo più grande. Prendiamo il cartoncino e tagliamo un rettangolo che misura 24 per 29,5. 24 per 29,5. Praticamente dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con la base, cambiano solamente le misure, ma diciamo la forma è sempre la stessa. E quindi sul lato da 29,5 cordoniamo a 7 centimetri, perché il cubo sarà di 7 centimetri, quindi 7, 14. Ventuno, e 28. E poi sul lato da 24 cordoniamo a 1,5. Otto virgola cinque, quindici virgola cinque, e
e 22,5. E lo stesso, da questo foglio dobbiamo andare a ricavare questa forma. Quindi che si fa? Dove abbiamo la cordonatura da 1,5 cm, tagliamo centrale superando la prima cordonatura fino all'incrocio con la seconda. E uno è fatto. Poi ci giriamo, tagliamo queste qui e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ci tagliamo tutte le cordonature, superando la prima fino all'incrocio con la seconda, facciamo tutti i tagli. Quindi qui se ne andrà. Arriviamo all'incrocio e ci fermiamo. E lo stesso dall'altra parte. Questa se ne va. Ok, adesso dobbiamo sempre fare le famose linguette per incollare, quindi questa rimane intera, quindi la centrale la ripieghiamo, potete farlo pure con le forbici, niente vi vieta di farlo con le forbici, ma io sono un po' precisina e lo faccio con la taglierina. Vi è piaciuta la rima? Giro e faccio di qua. Smussiamo tutte le linguette che serviranno per incollare. Vi sto annoiando? Fatemi. Ditemi se vi sto annoiando. Ciao Giada! Che bello! Ah, da meno male, non va annoio. Ok. Però poi voglio vedere i vostri progetti, eh? Perché se no io che sto a fare qua? Ecco qua, e abbiamo fatto pure questo. E lo mettiamo da parte. E facciamo l'ultimo. Facciamo l'ultimo, che è quello più piccolino, cioè questo qua, il cubo più piccolo, e misura 6 centimetri per lato. E quindi ci prendiamo l'altro cartoncino e tagliamo un rettangolo che misura 21 per 25,5. E cordoniamo sul lato da 25,5 a 6 centimetri, perché questo sarà il cubo che misurerà 6 centimetri. Quindi, se la matematica non è un'opinione, il prossimo
A che ora lo devo fare la prossima cordonatura? A 12. 6, 12, 18. E 24. Poi sul lato da 21 cordoniamo a 1,5 7,5 13,5 e 19,5. E lo stesso che facciamo, adesso ce lo siamo imparato a memoria, dobbiamo ricavare la stessa forma. Quindi con la linguetta, la cordonatura in basso da 1,5 cm, andiamo a tagliare la parte centrale, superiamo la prima cordonatura, arriviamo all'incrocio con le altre. Giriamo il foglio tenendo il taglio a destra. E facciamo i tagli eliminando un pezzo e tagliando gli altri fino alla cordonatura. Giriamo. E ok, che dobbiamo fare adesso? Vediamo se siete preparate. Dobbiamo fare questo, rigirare in dentro la parte centrale a 1,5 cm più o meno, creare le linguette che ci serviranno per incollare il cubo. E abbiamo fatto. E adesso smussiamo. Ci siamo. E una volta praticamente fatta questi tre pezzi che compongono la struttura, il più del lavoro è fatto, eh. Fatemi pulire la scrivania. Ok, allora adesso dobbiamo ricoprire con la patterned e facciamo
riprendiamo la base e prendiamo la pattern che ci siamo scelti e dobbiamo tagliare due pezzi che misurano 6,7 x 6,7. Attenzione al verso della carta, 6,7 x 6,7, quindi mi fermo a 14. Per 6,7. E andranno messi qua. E poi altri 4 pezzi che invece misurano sempre 6,7 ma per 2,7, quindi 2,7 per 6,7 2 Mi sono perso il cordonatore. Eccolo qua. 6,7. E ci andiamo a incollare tutti i nostri pezzettini. Allora, se questa carta avesse un verso, attenzione a come la tagliate. Adesso per fare in modo che i cubi siano girevoli, dobbiamo fare un foro in cui inserire il fermacampione e collegarlo all'altro. E quindi a questo punto dobbiamo girare il lavoro, prendere righello e matita e sul, diciamo, quello che sarà la chiusura, dobbiamo fare un foro con il Big Bite, il Crop-A-Dial, oppure con un punzonatore. Io ho questo qua perché io il Big Bite non ce l'ho. Ci dobbiamo trovare il centro. Quindi ci mettiamo in questo punto, fino a questo punto del quadrato, non della linguetta, se no viene decentrato.
Quindi questo qui sarà il nostro centro e dobbiamo fare il foro. Quindi adesso mi posiziono col punzone, punzonatore, punzone, non so come. E faccio il foro. Ok? E lo mettiamo da parte. Andiamo con il con l'altro con il cubo da 7 centimetri e lo ricopriamo con la pattern che ci siamo scelte. E quindi bisogna tagliare sei pezzi che misurano 6,7 x 6,7. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Se questa carta avesse un verso, tipo se usassimo il retro di questa carta che ha gli arcobaleni, dobbiamo incollarli in questa maniera. Dobbiamo incollarli in questo verso, che guardano tutti verso l'esterno. Così, questa in questa maniera, questa così e questa così. È chiaro? Perché quando andiamo a richiudere, ve lo faccio vedere solo su due, che questi non sono ancora. Quando andiamo a chiudere, questi due saliranno e quindi andremo per il verso giusto. La carta andrà per il verso giusto. Se la mettessimo così, quando andiamo a piegarla, una sarà in sotto e una sarà in sopra. Quindi devono andare i versi della carta verso l'esterno. Ma io uso quell'altra. E poco ci interessa, però è per farvelo sapere. Allora, se no buttate la carta e non si spreca niente. Vado a incollare. Ma quanto è bella questa carta, è proprio bellina bellina. Stavo pensando pure che con questa carta, insomma, il timbro, siccome anche tutti gli abbellimenti, praticamente questo progetto si fa semplicemente con la carta e i timbri, giusto perché. E non serve nient'altro. Quindi per una persona che vuole approcciarsi a questo hobby e non ha magari tutta l'attrezzatura, tutto il materiale, è veramente fantastico, perché
con i timbri si fanno gli abbellimenti già stanno nel corredo del kit, veramente facile, facile, facile. Anche un regalo, se volete fare un regalo a una ragazza, un'amica che si vuole approcciare a questo hobby per la prima volta, fare un regalo del genere è veramente un bel regalo. Oh, adesso giriamo. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i fori per pas far passare il fermacampione. Li dobbiamo fare uno su quello che sarà l'aletta che chiuderà il tutto e un altro qua. Quindi al centro di questo quadrato da 7 centimetri ci andiamo a trovare il centro. Preciso perché sennò viene tutto decentrato. E lo stesso di qua. Non leviamo la linguetta, dobbiamo farlo solo sul quadrato da 7 centimetri. E questo pure il centro. E facciamo il foro. Certo, per chi ha la Big Bite è molto più semplice. Io sono antica, però. Ecco qua. Eppure questo ce lo mettiamo da parte. Ci andiamo a ricoprire l'ultimo cubo. E vi dico le misure della carta. E qua l'ho usato, non mi ricordo. Ho usato questa. Dobbiamo tagliare 6 quadrati che misurano 5,7 per 5,7. Io tolgo sempre 3 mm, praticamente 3 mm, così la mattatura viene abbassando, non lascia troppo spazio, troppo bordo, ma è preciso. Per me 3 mm vanno bene. Allora, abbiamo detto 6 quadrati che misurano 5,7 per 5,7. Uno, tre, quattro, cinque.
e 6. La taglierina non ci dovrebbe servire più. Lo stesso qui, se usate una carta con un verso, dovete sempre considerare verso l'alto il design. Allora, qui ho deciso che ne metto due così, e così. In verità pure su quell'altro doveva andare messa al contrario, però vabbè, l'ho fatto diverso per sfruttare il design delle carte. E praticamente abbiamo quasi finito, eh? M'ho stufato? A posto. Adesso giriamo e dobbiamo andare a fare un foro qui sulla parte, sul secondo quadrato. Andiamo sempre a trovare il centro. E andiamo a forare. Ah, è venuto fuori subito. Adesso ricominciamo dalla base. Ripassiamo tutte le cordonature. Di andare a chiudere questo, ricordiamoci che ci dobbiamo mettere, che dobbiamo metterci il fermacampione, quindi ci andiamo a chiudere prima di qua e di qua. Mancano due pezzi di carta che non ho messo.
scusate, me l'ero dimenticata di incollarli. Ok. Poi andiamo a incollare queste altre due. Non fate questo errore di incollare, ma dobbiamo mettere il fermacampione da sotto, lo allarghiamo perché sennò scivola, rischiamo che vi cade dentro, quindi lo apriamo e a questo punto possiamo incollare. Chiudiamo. Pulitevi sempre le mani dalla colla. E lo mettiamo da parte. Prendiamo il cubo da 7 cm e che cosa facciamo? Ripassiamo le cordonature. Ecco, questo qua mi sono sbagliata, l'ho fatta tutta con la stessa carta, non ho usato il retro, invece il retro era bella, era quella con gli arcobaleni, i fiori e gli arcobaleni. Vabbè. E andiamo a inserire. Attenta, apposta dicevo grande perché possiamo agevolmente andiamo a fissare il cubo e adesso lo possiamo chiudere. Quindi ci andiamo a incollare qua. Questi altri due. Non chiudete. Dobbiamo mettere il secondo fermacampione. Lo stesso da sotto.
lo aprite per non farlo scivolare dentro, e solo adesso possiamo incollare. Geniale, eh? Lo dico da sola. E adesso la stessa cosa di quell'altro. Dobbiamo ripassare le cordonature. Ok, e fare la stessa cosa, riprendere quella che adesso è diventata quasi una piramide. Attenti a non farlo cadere, inserite l'ultimo cubo. E solo adesso possiamo incollare. Spero che si veda bene, perché ci sarebbe voluta una telecamera laterale. E qui è finito praticamente. Dobbiamo incollare il tappo. Gira perfettamente. Che dite, vi piace? E possiamo decorarlo. Io già ho fatto una parte. C'entrano praticamente 8/9 foto. Se ne volete mettere pure una qua sopra, perché le facciate sono 4 e 4 8 più una 9. Se volete mettere una foto qua sopra la potete mettere.
se vi ho stufato, ci salutiamo. Se no io continuo. Questi sono tutti, li ho ritagliati io dalla pagina che era allegata al kit. Un sacco di paroline. Alcune in francese e altre in inglese. Poi ci sono dei fiorellini. E allora, una già l'ho, due facciate le ho decorate, tre. Ho usato anche i timbri, questo qua per fare questo e questo qui e questo qua. E continuiamo. Biadesivo spessorato. Usiamo sempre un po' di spessorato. Poi ci mettiamo un'altra foto. Ma ce ne entrano tante per essere così piccolo, eh? Che ci mettiamo qua? Ci metto mezza di questa. Così. Con una parolina. Sto facendo insieme a voi, perché ci mettiamo qua questa.
Ok, allora. Fiorellino. E parolina. E prende vita, eh? Sotto è fatto tutto, sopra ecco, magari qua l'abbellimento doveva andar messo meno meno, se no non gira, ecco, ho abbassato. Ok. Andiamo a mettere questa. Che ci mettiamo qua? Quindi praticamente zero fustellate. La forza di un kit di carte, proprio è fantastica. Che abbaia. Shh, Oliver. Ehi, zitto. Scusate, e ci mettiamo un'ultima foto. Mi mancano due.
qua. Do it now. Vediamo, lo possiamo mettere. E poi un'altra foto, eccola qua. Così l'abbiamo completato, eh? Ci metterei questa. Ecco qua. Abbiamo fatto, eh? E qui ho pensato, per non metterci un'altra foto, di metterci Sogna in grande. Ecco qua, l'ho trovato. A posto. Adesso attenti a non buttare i ritaglini. Quanti ve ne sono avanzati, quanta carta è avanzata, potete fare un altri progetti, tantissimi altri progetti con le carte e i timbri e gli abbellimenti che abbiamo a disposizione. Ne è avanzata tantissima di carta, io ho fatto solo due progetti, ho fatto già, eh. Guardate quanta ne è avanzata, proprio tantissima, quindi veramente tanta tanta tanta. Questo perché abbiamo fatto le basi col cartoncino, eh?
c'è tanto spreco di cartoncino, però con i ritagli del cartoncino ci si fanno le tag, ci si fanno le card, ci si fa un sacco di roba, quindi non si butta assolutamente nulla. Quindi queste le carte, questo il timbro, questi gli abbellimenti, è uscito fuori questo. Anche sulla base possiamo metterci qualcosa, eh? E io ce l'aggiungo perché mi piace. Io spessoro tutto, perché mi piace proprio il movimento. Mettere, ecco qua, ma ce ne stanno talmente tante altre. Mettiamo un'altra qua, alternata. It's my life. Voilà. Giuro, smetto. Abbiamo decorato questa facciata con i timbri. Fatto qua, fatto così. Con tutti gli abbellimenti della collezione, altri timbri. Questo si gira, si sfalza. Lo potete tenere così oppure così. Così oppure uno così. E questi altri dritti. Ti piace, Adda? Sono contenta. È un portafoto diverso dai soliti che si vedono. Sono contenta se vi piace. È troppo bello. Grazie. Allora io aspetto di vedere la tua versione, la tua interpretazione. Spero di vederne tante. Ma questa collezione veramente merita. Merita parecchio. Veramente, per da regalare all'amica che si approccia allo scrap. Per noi stesse, perché ci possiamo fare tanti progetti, ci possiamo fare, ecco appunto, questo, ne possiamo fare tantissimi di questi con la carta, perché di patterned poi alla fine ne abbiamo usata davvero poca. E, come sapete, io preferisco fare la struttura col cartoncino, perché se la dobbiamo vendere, la dobbiamo regalare. La carta, se, specialmente questa che non è di una grammatura molto elevata,
non terrebbe la struttura. E quindi io preferisco sempre fare la base col cartoncino. E poi spreco di pattern limitato perché poi è quella che costa di più del cartoncino, senza dubbio. E quindi preferisco fare così. Lo sapete, se mi conoscete, lo sapete che io le scatoline le faccio tutte prima col cartoncino e poi le ricopro. E niente, spero che questo progetto vi sia piaciuto. E provo a riprendere il telefono e a salutarvi, a farvi vedere la mia brutta faccia. Eccomi. Ciao Eli. Che tra l'altro, su questa carta ci sei tu. Mi ricordi tantissimo tu questa faccina. Questa faccina qui, mi ricordi tu? Franca, penso che la diretta, no, penso, sono sicura che la diretta rimane qui sul gruppo e credo che fra qualche giorno sarà disponibile anche sul canale YouTube di Spazio Battibaleno. Ridi, Elisabetta? Dai, perché non sei tu questa qui? Sì, sei tu, eh? Va bene, questo qui lo regalerò a mia figlia, visto che è tutto dedicato a lei. Ripeto, questa carta veramente si può sfruttare in mille progetti. Gli abbellimenti sono compresi nel kit, sono tutti da ritagliare, quindi uno si diverte pure come me a ritagliarli tutti per evitare di buttarli per sbaglio, li ritaglio e li metto dentro la bustina. E ecco il progetto si gira grazie a due brad. Aspetta. A due fermacampioni, eccolo, si gira tutto. Sono a disposizione se vi serve qualche informazione, ma mi sembra che su questo live abbia spiegato abbastanza bene tutte le misure. Si può replicare in mille versioni, per un battesimo, per una comunione, per un matrimonio, per noi stessi, per tutto. Eccolo qua. Geniale, grazie, grazie Elisabetta. Speriamo di non esaurire la vena creativa e di continuare a fare progetti. Mi diverto troppo. E mi piace fare questi progetti. Allora, buonanotte, grazie di avermi seguito, grazie a Elisabetta e al suo preziosissimo shop, sempre pieno di novità, e veramente. Allora, buonanotte e grazie. Buonanotte a tutte. Ciao, alla prossima.